E agli Stati Generali della Sostenibilità non potevamo non parlare di un vanto italiano, qualcosa che ci invidiano in tutto il mondo, cioè la nostra cultura enogastronomica. E abbiamo deciso di farlo con una tenuta di Bova Marina, in provincia di Reggio Calabria, totalmente ecosostenibile, dove tutti i prodotti della cucina, della casa, sono a chilometro zero e di produzione propria. Saluto ai nostri cari amici dell'Associazione Bellessere e un saluto ancora a chi non ci conosce. Noi abbiamo un'azienda agrituristica, come dicevi tu, caro Pietro, a chilometro zero, dove i nostri prodotti vengono fatti proprio da noi, sia a livello di salumi, formaggi, verdure, tutto quello che viene messo a tavola passa da noi. A parte questo, produciamo anche un amaro digestivo a base di erbe naturalissime che crescono spontanee nei nostri territori. E infatti abbiamo ottenuto il marchio DECO, la denominazione comunale d'origine, che queste erbe che sono usate per produrre questo amaro nascono proprio nel nostro territorio. Ecco, e voi poi lo esportate in tutta Italia, anche in tutta Europa, in tutto il mondo? No, al momento in tutta Italia, sì, al momento a livello nazionale. E tu dici al momento a livello nazionale perché l'obiettivo, certo, è varcare, esatto, varcare la frontiera, giusto? Giusto. E avete, perché voi lavorate in tutta Italia, perché poi girate con questo bellissimo furgoncino e esportate la cultura calabrese ovunque. Potete spoilerarci qualche tappa? Guarda, ancora a livello di catering no, però prossimamente a livello fieristico saremo al Vini Italy a Verona. Ecco, allora vi aspettiamo a Verona, andate a provare le bontà di Petro Intoni. Un saluto. Un saluto.